Signori miei, buongiorno. Buongiorno e bentornati sulla seconda puntata di Sekiro Shadows Die Twice. Allora, mi scuso per il primo appuntamento che è stato registrato male, ci sono stati problemi con i programmi di editing, comunque non fa niente. Siamo qua, eravamo arrivati qui, se non erro. Non mi fa andare da nessuna parte. Ah, no, non si può andare, non si può andare. Abbiamo salvato il nostro boss, come si suol dire. Graficamente mi fa impazzire. Erede di Mi fa Dio. impazzire. Il doppiaggio è migliorato, Non ci incontriamo dal funerale di tuo zio. eh. Quindi. Lord Genichiro. Attenzione. Io. Si combatte, eh? Grazie. Lasciate fare a me. Prenderemo tante di quelle mazzate. Io mi ricordo più o meno, eh. Ci dovrà essere un twistone, immagino, perché io da Se quello che così so. l'immobile Shinobi si mette sul nostro Da cammino. quello che so, abbiamo un braccio meccanico che poi ci dà le abilità. Io qua vedo che abbiamo le braccia nostre, ancora umane. Sei davanti a Genichiro. Ah, vuoi fare il twistone? Un po' paura, eh? Porco diesel! Non mi ha preso? Non posso rotolare? Ah, rotondo. Porco diesel. Ah, ma allora ci senti. Lo locco. Voilà, voilà. Fra un po' è stordito. Ah, ci sto cominciando a prendere gusto, amici. Quasi morta, amici, sono quasi morta. È la prima vita andata. Muori, muori. Non posso. Porco diesel. Ah! Forse to. Bello che non c'è la stamina. Yes. Esterde.
Oh, finalmente! Finalmente! Chi è? Adesso è tutto chiaro. Adesso è tutto chiaro. Adesso è tutto chiaro. Immaginavo ci fosse il twistone. Shinobi saprebbe distinguere tra onore e vittoria. Infilzato due volte, deve L'erede divino verrà con me. averlo. Graficamente è spaventosamente bello, eh. L'ho già detto. Devo dire che come gameplay è particolare. È molto particolare. Io punterei appunto a fare tutta la serie, ovviamente, nel tempo, non ovviamente. Pam, adesso. E subito. Ma finiamo. Puntatina per puntatina, puntatine più lunghe, esploriamo, giriamo, facciamo e via. Ce lo godiamo, eh. Attenzione, twistone. Ci ho tolto il braccio sinistro. Il braccio è vivo. Cos'è questo? Funziona, amico. Vedo che ti sei Sì, svegliato. sembrerebbe. Pare che la morte non sia il tuo fato, almeno per ora. Interessante, chi è questo qua? Ciao! Braccio artificiale di un shinobi ceduto dallo scultore. Simulacro di un braccio umano, dotato di diversi meccanismi, sembra progettato per quelli di ulteriori modifiche, nonostante le tacche e le macchie di sangue ed olio, è stato trattato con molta cura. Qual è il tuo nome? I tuoi, gli occhi di un lupo che ha fallito nei suoi Siamo non è un tuo problema. Parli come un vero un shinobi. vero shinobi. Tu fai quello che. Chiedico. Come sono arrivato? Ti ho soltanto trascinato. Non sapevo nemmeno se stessi trascinando un cadavere. Non Beh. potevo lasciarti in pasto ai cani. Per quanto ho dormito? È passato da. Capisco. Comunque, il Quanto? tuo signore è presto. Sfrutteranno il suo sangue. Ottimo. Così a occhio mi sembri uno che apprezza il suo valore. Chiedo il mio nuovo braccio. Braccio. La protesi Shinobi è una zanna adatta a un lupo con inutile per scolpire un Buddha, però Protesi Shinobi. non è Per un il cambio di braccio che hai semplice. Vieni da perso. me se trovi degli strumenti. Strumenti Shinobi. Capisci? Se mi porti degli strumenti così. Ho detto troppo, ora va. Dammi idea. Cosa intendevi quando hai detto che avrebbero sfruttato Non il so molto sul suo conto. Il retaggio è un drago. tipo particolare di sangue a portare quel lupo. Quel Perfetto. sangue. Quindi l'erede divino. Twistone? Qualcuno lo sta cercando. Forse le stranezze che stanno succedendo al tuo corpo. Sei un tipo strano, eppure altri visitatori singolari. Ce n'è uno nella radura Del alla destra cancello per del uscire nell'ora del cancello. tempo. Due estranei in strada potresti andare Potrei ucciderli. da. Vedi quel è stato in quando un Sì, uomo. non stiamo qua a perdere tempo, per favore. Compresse, queste sono utilissime. Gli utili dello scultore fungono da checkpoint e si possono trovare in ogni parte di Ascinia. Riposa presso un nido per recuperare tutta la vitalità e ripristinare una resurrezione. Inoltre, oggetti rapidi ed emblemi spiritici in deposito verranno aggiunti all'inventario riposo. Ok. Va bene. Mi ha tirato fuori la spada. Io posso andare anche di qua. Però mi ha detto a destra. Sì.
Ok. Ciao Bomber. Eh? Non ti ho mai... Come ti chiami? Hai l'aria di un abile shinobi. Uno shinobi o... Signore. Affrontami in battaglia. Chi è questo? Dottore? Vabbè, non mi è sembrato molto... molto bestiale. Oggetti che non sono più disponibili, altrove finiscono nella cassetta. Sei molto interessante, amico. Ancora vivo. La tua abilità era davvero... Grazie. In pochi mi hanno ucciso. Che cosa sei? Qualcuno mi chiama, altri posso. Bene. Non posso morire. Sono e basta. E tu? Non può morire questo qua. Questo è interessante. A quanto pare. E pare chi pensi. Senti, perché non mi sfrutti per allenarti con la spada? Potrebbe tornarti utile. Per un corpo caldo che non può morire può esserti utile. Ebbene? Rifiuta. No. Sarebbe stato un modo. Fammi sapere. Sì, sì, sì. Va bene, non mi interessa. Quindi non riesco a capire se è comunque a binari o se è simile open world oppure libero. Boh. Rampino, il twistone. Il rampino della porta di Shinobi consente di arrivare in luoghi i punti vicini a quello di canzone. Il pino sono indicati con un cerchio. Quando diventa verde, il punto è a portata. Però io posso andare di qui e direi di no. Io ne voglio. Ah sì, è vero che ce l'ha. Da usare tutti sti tasti. Io comunque punterei a un approccio meno stealth possibile. E più brutale possibile. Prego, ho trovato il... Ora puoi viaggiare istantaneamente tra gli idoli dello scultore cui hai già pregato. Per forza se ne viaggia. Non mi interessa. Però posso fare viaggio adesso? Dintorni. Ok. Ok, 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 amici. Vedo un oggetto là. C'è anche qua un oggetto. Confetto di ungo. Confetto preparato al tema. Riduci danni subito a vitalità. Ok. Beh, poi tanto. Wata! Ciao amici, ho fatto lo stealth. I nemici lasciano bottino come oggetti e denaro. Puoi recuperare bottino da più nemici dello stesso tempo e a distanza di sicurezza. Al contrario, devi sempre avvicinarti per raccogliere. Al contrario, devi sempre avvicinarti per raccogliere oggetti che trovi in giro. Ok, quindi io questi, se mi allontano, questi soldi fluttuanti me li dà lo stesso? Dottore? Vedo dei soldi qui. Gesù Cristo. Sono invisibile. Sono invisibile. Che bello però. Frammento di ceramica. Perché non mi dai soldi? Ne ho zero. Perché non mi dai soldi? Non ho mica capito, scusatemi. Non mi dai soldi. Rampino, deviazione. Non mi dai soldi, scusatemi, amici. Ma pianne, eh? Ma porca. Scusa, lui ha i soldi, li vedo, zio. Perché non mi dai i soldi?
Non me li dà? Guarda, li sono qui. Amici, non mi dai soldi? Non me li danno. Chi è? Chi è? Oh, chi è? Oh, lei è matto? Io l'ho preso lo stesso alle spalle. Oh, infame. Mi date i soldini? Non capisco se è un bug questo, oppure è così e basta. Vabbè, dove vedo pure un oggetto, dove vedo tutto. Confetto, ma scusate, ma io non sono infame. Fatemi controllare una cosa. Riecco, amici, ho provato a controllare, ma non è mai stato riscontrato questo errore. Quindi non lo so. Non so cosa fare. Perché non mi droppa. Non mi raccoglie. Chi sei tu, cane? Porca di una. Vieni. 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 Bene. Però. Beh, loro magari non droppano nulla, Però non mi fa frammento di terracotta, non mi fa raccogliere nulla. Ruota degli shuriken. Dispositivo creato del genere della meccanica Dogen, adatto alla porta di campo e diventa uno strumento. Adattare strumenti prostetici. Gli strumenti shinobi non si possono usare da soli, portali dallo scultore e saranno adattati alla tua protesi. Cosa sto. Chi? Amici? Cioè, io sto passando dall'alto. Perché è vero che si possono usare mille modi di morire? Cioè, mille modi per affrontare la stessa situazione. Un gallo della Madonna? Che ci fa un gallo della Madonna? Allora, calma, Adesso noi facciamo una cosa. Visto che abbiamo un sacco di vita, viaggio e vado qui. Tempio in rovina. Mi faccio adattare la protesi. Scrivetemi sotto nei commenti se sapete qualcosa riguardante questa. Ci parlo più tardi con lei. Ho trovato uno strumento. Ima ho Sì. detto che la tua aggiungendo strumenti da shinobi al tuo scudi resistenti Riduce a riuscirà. brandelli. Ne può Nemici agile aggiungere altri battere. dispositivi. Se c'è qualcosa da uccidere, non c'è altro. Vedo che conosci. Io parlo di spargimenti di sangue. Ok. Dammi qua. Modifica. Adatta lo strumento. Normali strumenti shinobi che trovi nel gioco possono essere adattati alla protezione adatta strumenti. Ok, sì. Ho già fatto. Ho già adattato. Sì, ecco, non farci niente. Gli strumenti possono. Strumenti fiamme da dare alla propria nel menu è equipaggiamento ed utilizzare consumando emblemi spiritici. Redu strumento, cambia strumento. Ah, ok. Dottore. Sei davvero resusciti il potere del sangue del. Non avrei Sangue mai del creduto di drago. vederlo con. Chi sei? Pazzesco, Sono. eh? Sono. Emma Per Marrone, questo il lei? Signore mi ha ordinato di darti ogni aiuto.
Non ti chiedo, ma obbedirò agli ordini della tua fiscalità. Dio mio signore. In origine l'ho realizzato. Sono un cerusico. Ehi. Hai realizzato tu questa fiaschetta? Sì. Mostra la fiaschetta. Ma pare che l'abbia affidata. Senz'altro l'avrai notato, ma le acque medicinali di questa fiaschetta sgorgano da anche dopo averla svuotata. Ok. Sarà nuovamente piena dopo un breve riposo. Sì. Ah, le fiaschette. Portami dei semi di zucca. Semi di zucca. Sì. Dai, semi di zucca. Questi semi. La qua se ne trovi. Va bene. Addio. Quindi. Gli embrioni spiritici sono necessari per attivare gli strumenti per... Ah già, ok, ok. Quindi io adesso ho dei soldi? No. Hai sbloccato gli slot di equipaggiamento e gli strumenti... No, no, ho soldi? Fatemi... Non credo di averli, amici. Da qua io faccio così, faccio viaggia. Mi teletrasporto e vedo com'è andata, perché non, se non mi prende i soldi è un problema, perché so che servono. Quindi niente, perché non c'è più niente qui. Chi è? Gatto di... Zitto! Altri cani? Ah, l'hai sentito. Mi danno esperienza da quello che ho visto, ma non mi danno il gallo di nuovo vivo. Ma chi è sto gallino hamburghese? Voglio... Sei tu? Guardalo lì. Frate. Alcuni nemici usano attacchi pericolosi ed imparabili, indicati con il simbolo di pericolo. Osserva con attenzione ciascuno attacco. Sei tu? Porco diesel. Restare a terra dopo essere stati abbattuti significa morte certa. La capriola difensiva consente di recuperare. Lo sapevo. Aspetta. Usiamo una compressina, va, che qua siamo ciulati. Mi ha preso, è vero, perché sei tu? Ah? Allora. Vieni. Tutto come vedete, preso di nuovo i mortacci miei. Fermi tutti. Sei tu? Che errore! Basta, per l'amor di Dio. Grani di rosario. Un grano di rosario buddista offre 4 al litro lo scultore mentre arriva. Ah, semi di zucca. Qua. Guardali qua i soldi. Guarda che galleggiano. Amici, non mi danno i soldi. Come faccio? Amici?
poi... Non mi danno i soldi, sono molto preoccupato, io. Uno lo faccio però almeno. Due me li sono fatti. Ho preso il tentativo. Perché non mi danno i soldi? Che di una porca. Guardali, tutti che galle... Porco diesel. Calma. Calma, per l'amor di Dio. Ma chi è sta bestia? No, un altro. Che errore. Sono imparabile, immagino. Non posso parare da... To. Io voglio i soldini che ha questo qui. Pensa a te, questo qua è pazzia. Questo qua è pazzia, amici. Qui ci sono tutti matti. Cosa c'è qui? Qui ci sono tutti matti. C'è niente qui. Però guarda là. Pieno di oggetti. Frammento di ceramica. Spero che si possano vendere gli oggetti. Se si possono vendere posso tirare sui soldi. Soldi. Chi è? Chi è? Toh! Questi sono molto facili, eh. Se mi dessero i soldini sarei più contento. Ma l'ho già detto? Penso di averlo già detto. Sei tu, Eusk, figliolo. Chi? Hai visto? Non sono. Cirisi, ti piace farmi passare per rimbambita. Prendi quello creato per la protezione. Per favore. Dona al Buddha per il suo bene. Sonaglia del giorno, signora. Sono ricevuto un'anziana donna che riesce a soffrire al Buddha. Del Buddha su chi lo possiede. Quando si trovano suonare il tour, il praticamente non so neanche chi è il Buddha, io. L'ho detto. Frate! Chi va là? Sì. No, signore, mi chiamo Inosuke Nogami. Ma come, suo figlio? Vassallo della famiglia, vi chiedo un favore. Mia madre. Sua mente va spegnendosi. Ho incontrato lui, mi ha dato un sonaglio. Davvero? Un sonaglio? Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava. Ma so, era a 5 metri era. Era a 5 metri. Questo ce lo facciamo stealth.
Sakaka Juea. Non vedo niente. Bomber. Porco diesel. Ma chi è questo? Polvere da sparo nera. Grani neri che costituiscono la base del polvere da sparo. Mi danno qualcosa questi qua? Hanno oggetti? Vedo che hanno gli oggetti e... io poi non so se... se devo per forza... che tipo? Porco diesel. C'è un... un qualcosa da poter... magari sto sbagliando, io vi sto facendo... vi sto uccidendo. Altro carro di merda, eh? Carro di merda. Sto. E porco diesel. È andata. Mi riposo, viaggio. L'opzione migliora gli attributi fisici è stata sbloccata nel mio idrosculture. Potrei usare 4 grani di rosario per creare un rosario da preghiera come entrare in modo permanente a vitalità. Ok. No. Intanto riposiamoci al volo. Acquista emblemi spiritici. Con le monete. Che io non ho. Perché non me le raccoglie? Non hai 4 grani, ok. Sì. Forse se vado lì mi... voglio vedere se devo dargli il sonaglietto o ste cose qui. Che cos'è? Sei più shinobi, tieni. Che testo esoterico shinobi. Un libro di segreti che descrive una serie di tecniche usate di shinobi. Al suo roverai tecniche di combattimento che non possono essere usate da simulare. A te che gli shinobi non so. Abilità. Possedere un testo esoterico ti permette di sbloccare l'abilità di quello stile dal menu idro dello scultore. Sconfiggi i nemici per acquisire esperienza e abilità. Sento, un'anziana donna. Sì. Quel e che si offrire a Buddha? No. Il sonaglio non è d'accordo. Sta cercando cosa? Il Buddha dal volto è stato intagliato dalla mano. Cazzo, sì. Ah, non ho niente, zio. Dovrai cercare. Allora, diamo questo a lei. Sono felice. Dai i semi di zucca. Sì, pianta i semi nella fiaschetta. Ora il volume delle acque medicinali crescerà. Ok. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi finirà qui. Ci vediamo al prossimo video. Tutti a tappo.